Notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Buongiorno da Carlo Intini. La guerra e l'arte dell'inganno, un binomio che si perde nella notte dei tempi. Già l'antico trattato cinese L'arte della guerra del VI secolo a.C. ne elogiava l'uso. Una tattica che non manca nella guerra in Ucraina, un conflitto altamente tecnologico, dove ingannare e accecare i sistemi difensivi nemici è un obiettivo non secondario. A partire dall'estate 2024, i russi hanno iniziato a utilizzare droni Esca, assemblati con una spesa irrisoria e creati per ingannare le difese aeree nemiche. Compensato è schiuma di plastica per la fusoliera, assemblata con viti autoriflettenti e colla termica. Come testimoniano alcuni droni Gerbera, recuperati dagli ucraini, all'interno del velivolo senza pilota sono state rinvenute due schede di circuito, una di guida dal costo irrisorio, l'altra un convertitore step-up di tensione. Come mostrano alcuni filmati di blog di guerra, le schede sono posizionate in una scatola di plastica. A completare l'opera, un modem con scheda SIM. Il costo più alto è quello per il motore. Questi Gerbera, low cost, vengono affiancati ai droni Shahed per aumentare le chance di arrivare all'obiettivo o anche per far uscire allo scoperto le difese aeree, come sottolinea Andriy Cherniak, portavoce dell'intelligence ucraina. Questi droni sono realizzati con materiali facilmente reperibili, grazie a loro i russi possono identificare dove sono posizionate le nostre unità mobili e dove si trova la contraerea in grado di distruggere missili e droni. Per ingannare i radar ucraini vengono inoltre utilizzate le lenti Lunenburg, ideate nel 1944, ovvero dei riflettori radar ricoperti sul lato con materiale metallico. La lente focalizza l'energia e la riflette con un'amplificazione tale da far risultare agli occhi del radar un piccolo drone grande quanto un bombardiere strategico. Dopo la notizia di un primo scontro a fuoco con i soldati nordcoreani, schierati nella regione russa di Kursk, il presidente Volodymyr Zelensky ha dato dei dati in più sulla presenza delle truppe di Pyongyang lungo la linea del fronte. Ci sono già 11.000 nordcoreani nella regione di Kursk. Sono stato informato dall'intelligence che ne ha monitorato i loro movimenti. Vediamo un'escalation da parte dei nordcoreani e nessuna reazione dei nostri partner occidentali. Un raid di Mosca su un impianto infrastrutturale di Zaporizhia nell'Ucraina meridionale ha provocato 6 vittime e 9 feriti. Bombe anche sull'oblast di Kharkiv, 2 le vittime. Nel Luhansk, sotto controllo russo, un drone ucraino ha provocato la morte di 2 persone. E per oggi è tutto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.